31esima giornata di campionato, Juventus-Fiorentina, si affrontano queste due squadre. Noi andremo a vedere tramite FC24 e il suo algoritmo un ipotetico risultato, cosa potrebbe succedere in questa partita. Fenomeni del calcio, andiamo a vedere. Da amanti del calcio, noi osserveremo e capiremo. Si parte, palla alla Juventus, due tempi da 6 minuti per un totale di 12 minuti per l'algoritmo per farci capire e dirci che ipotetico risultato potrebbe venire fuori tra questa partita. Due squadre, Juventus e Fiorentina, le formazioni sono aggiornate live, vuol dire che la PlayStation ha un'opzione di mettere in campo l'algoritmo, cioè la taratura dei parametri di ogni giocatore riguardo parametri settati nell'ultima partita di giocata, quindi i giocatori giocano aggiornati nell'ultima partita. Niente, non è un dato in più che può avere l'algoritmo. Allora vediamo, qui c'è un fuorigioco di Gonzales, di 10, Gonzales credo. Partiamo, siamo già quasi al quinto minuto, Szczęsny. Si gioca Danilo in posta alla Juve che gioca in casa, anche questo l'algoritmo sicuramente ne terrà conto. McKennie, viene avanti McKennie, fuori uno, bella azione di McKennie, Cambiaso, fallo da dietro, vediamo, forse ammonizione, ci pensa l'arbitro, dice, vediamo, no, soltanto un rimprovero dell'arbitro, ma qui forse c'era l'ammonizione, fallo da dietro. Riparte ancora, gioco fermo, ancora poco gioco in campo, quasi 7 minuti. Riparte Locatelli che la gioca su Danilo, viene avanti. Imposta di Juve, McKennie dietro, balla filtrante per Vlahovic che dà un filtrante dentro per Kostic, Kostic la protegge e poi si gira, cross all'interno, miracolo di Terracciano che poi respinge Beltran, Locatelli recupera di nuovo McKennie. Ancora la Fiorentina, bravo Beltran, viene fuori Belotti da solo, 1 contro 4, non può fare niente. Nico Gonzalez che dà un filtrante fantastico per Beltran che l'allunga per Sutil, di nuovo Beltran, balla fantastica per non so chi, che si mangia un gol fatto in pratica, calcio di piatto troppo centrale, il portiere può solo fare l'unica cosa che può fare, parare. Arthur, intervento di Locatelli pulito, bellissimo l'intervento di Locatelli, adesso innesca Vlahovic che apre tutto per Kostic che va via, fa fuori il difensore, va via sulla fascia, va solo Kostic, attenzione, pericolo per la Fiorentina, Vlahovic, Kostic dentro per Rabiot, contrastato da Arthur, angolo per la Juventus. Vediamo il calcio d'angolo, siamo al quindicesimo, Chiesa sbatte su Sutil che fa ripartire la Fiorentina con Gonzalez, Beltran, bravo McKennie, non fa passare ma poi al secondo tentativo riesce a innescare Dagan, Arthur, Belotti, viene fuori bene la Fiorentina ma poi si perde al limite dell'area, gli manca sempre l'ultimo passaggio, Cambiaso, salute, Chiesa dentro per Vlahovic, si gira, punta l'avversario, là c'è Mancino, ora sul destro che la gira per Cambiaso, dentro, bella palla per McKennie che spara alto. Ventesimo, ancora 0-0 tra Juventus e Fiorentina. La partita sembra abbastanza equilibrata secondo l'algoritmo. Partita equilibrata. Anche se il fattore è giocare in casa per la Juve sposta forse un po' l'algoritmo da una parte, adesso vediamo quello che può succedere. Biraghi, Dagan, Arthur, Beltran che ha dentro filtrante per Dodò che ha giro fuori di pochissimo. Dodò, bello, bello movimento, bello anche il tiro, ma vediamo il replay. Sì, bello il tiro, ma proprio niente, pensavo di più, invece no, va fuori tantissimo la palla.
Comunque la Fiorentina si affaccia, pericolosa. Szczęsny riparte. Bremer, riparte la Juve. Cambiaso, McKennie. Punta McKennie, bel filtrante per Cambiaso che avanza, fallo adesso di Dagan. Dugan, non so come si pronuncia, se Dugan o Dagan di preciso. Comunque fallo da dietro, anche lui, anche Dugan rischia l'ammonizione. E anche qui l'arbitro rimprovera soltanto. Punizione per la, ancora Locatelli sulla punizione, vediamo quello che potrebbe succedere. 25esimo. Vediamo. Apre per Gatti. Prima palla per lui. Locatelli ancora che gestisce dentro, filtrante per Vlahovic. E sul sinistro, ma scarica per Kostic che spara fuori. Gli attacchi delle due squadre, secondo l'algoritmo, ancora inconcludenti. Spara fuori. Sembrano un po' timorose le squadre. Un po' o equilibrata la partita, o le due squadre sembrano un po' timorose, come se ci avessero paura di sbagliare qualcosa. McKennie sovrasta il giocatore della Fiorentina. Chiesa, prima palla per Chiesa forse. Attenzione, punta, prova via Chiesa. Recupera Dodò. Legge bene l'azione. Via Belotti. Sempre in superiore alla Juve dietro. Troppo dietro la Fiorentina. Aspetta troppo. Dovrebbe avanzare di più quando attaccano. Invece rimangono tutti dietro in difesa. Kostic fa fuori il difensore da palla a Chiesa, che si chiude sull'angolo, quasi la perde. Kostic dentro Rabiot, la crossa. Biraghi respinge. Rabiot ancora lui, la spara. Dagan, Dugan respinge. Belotti, Beltran. Viene fuori la Fiorentina. Ecco, vedete, 1 contro 4. Rimane troppo dietro la Fiorentina. Ora salgono qualcuno. Sale, bella palla. Arthur dentro, Beltran. Viene fuori per la Fiorentina adesso. Arthur, Gonzales. Bella azione della Fiorentina. Dodò sulla fascia. Entra in area, la crossa, Szczęsny, preciso. Riparte la Juve. Rilancia su Szczęsny per Vlahovic, no, Chiesa, ma la perde. Rabiot recupera, McKennie. Apre tutto per Vlahovic. Finta di corpo dentro per Chiesa. Chiesa da solo contro il portiere. Terracciano, forse la cicca un po', forse prende per terra, non so, un calcio strano quello di Chiesa, come se avesse preso il terreno. Dugan in avanti. Dugan apre tutto. Belotti la tiene ancora. Dugan da solo, lasciano fare. Infatti becca un filtrante per Belotti che gira per Sottil. Sono sempre lì però. Tacco per Belotti. Niente, recupera la Juventus. McKennie viene fuori. Cambiaso. Gatti. Locatelli. Cambiaso. Beltran. È equilibrata, specialmente a centrocampo la partita, molto equilibrata. Rabiot. Pareggio è giusto per adesso. Danilo. Siamo quasi a fine primo tempo, manca poco, un minuto. Partita diciamo anche un po' bruttina, con errori in avanti e poco consistente la squadra, tutte e due un po' troppo timorosi, un po' poco brillanti. Chiesa riparte, qui finisce il primo tempo, esatto. Andiamo subito a vedere il secondo tempo. 0-0 primo tempo. Vediamo subito il secondo tempo. Palla alla Fiorentina. Ancora 6 minuti all'algoritmo a disposizione per farci capire che risultato può venire fuori. Qui errore del giocatore della Fiorentina che regala palla alla Juve. McKennie adesso la gioca, poi apre per Cambiaso. Viene avanti la Juve, bel movimento di Cambiaso che salta il difensore, poi riconsegna McKennie. Sta avanzando la Juve, palla filtrata per Chiesa, dentro per Vlahovic. Attenzione, Vlahovic di sinistro, la Juventus passa in vantaggio 1-0 con Vlahovic all'inizio secondo tempo. Vlahovic 1-0 per la Juventus. Bella palla, bella azione.
fanno girare come le trottole i giocatori della Fiorentina. Si gira e di sinistro Vlahovic che è mancino, la scaraventa sotto all'incrocio. Bellissima azione della Juventus, prima vera azione e primo gol. Ora vediamo se la partita si sveglia, se la partita si accende, se la Fiorentina risponde, si accende, si sveglia o rimane ancora più equilibrata di prima. Visto che la Juve è passata in vantaggio, si potrebbe chiudere. Arthur, Beltran, più in avanti, fermi i giocatori della Juventus, lasciano giocare Belotti, lasciano giocare Arthur. Finalmente Bremer va in contrasto, Vlahovic. La Fiorentina deve rispondere, ha tempo, c'ha il tempo per rispondere. Bella apertura, Belotti. Belotti, Locatelli recupera, Belotti si addormenta sulla palla, Kostic. Kostic, attenzione, fa girare palla, Locatelli fa girare su Gatti che apre su McKenny, che apre su Cambiaso. La Fiorentina sembra attendere nonostante sta perdendo 1-0. Lascia giocare la Juve che viene avanti, non si fa problemi, finalmente intercetta il pallone, finalmente Dugan, Arthur, Beltran, viene fuori la Fiorentina, bella azione, Belotti. Dugan, Arthur, bella azione ancora di nuovo, palla filtrante per Gonzalez, dentro, spara, forse troppo presto, troppa fretta per Gonzalez. Primo cambio, esce Sutil, entra Barak, o Barak, ottimo giocatore Barak. Riparte Szczęsny, la Juve 1-0, siamo quasi al 60esimo. Bremer, Gatti, Gatti la porta, si addormenta, poi riesce a passare a Cambiaso, va via sulla fascia, Cambiaso gira su Locatelli, c'è fallo ma si continua, no, l'arbitro blocca il gioco, fallo, era fallo su Gatti credo. Punizione per Locatelli, vediamo la schermata di FC24 che ci regala queste emozioni. L'arbitro che mette lo spray, va bene. Ok, adesso abbiamo visto lo spray, possiamo giocare. Locatelli, dentro, pennellata dentro per Rabiot, tiro facile che Materazziano comunque si era di tiro centrale. Kostic, calcio d'angolo. Kostic, Chiesa. Chiesa, bene. Chissà, c'è la Chiesa, punta l'avversario dritto per dritto. Vediamo Gonzalez. Bellissima palla, fantastica per Belotti. Che palla di Gonzalez. Belotti è sul limite dell'area. Lo lasciano giocare, infatti Baracca entra, doppia suola. Gonzalez, Gonzalez, Szczęsny, miracolo. Forse è troppo centrale Gonzalez, doveva piazzarla meglio, ma ottima azione la Fiorentina che finalmente si sveglia. Rilancia Szczęsny su Vlahovic che la tiene, innesca Rabiot di tacco, McKenny gira bene l'azione, viene fuori bene la Juve. Mamma mia McKenny, numero, suola dentro per Vlahovic, per Chiesa che spara alto. Cosa si mangia Chiesa? Cosa si è mangiato Chiesa? Entra in Gonè. Palla fantastica di Vlahovic per Chiesa, ma Chiesa spreca tutto. E rimane, la Juve rimane ancora sull'1-0, 67. Cambiaso recupera di petto, ma attenzione Belotti. Gatti, bella palla dentro, per dentro, attenzione Bremer, fantastico tempismo di Bremer che legge la situazione, va in contrasto e blocca il giocatore della Fiorentina. Gatti, McKenny, la Fiorentina attende, dovrebbe essere più aggressiva, sta perdendo 1-0, il tempo passa, McKenny sta facendo quello che vuole, giro tondo, finalmente la passa, Cambiaso, nessuno che lo attacca, nessuno che gli fa niente, apre per Arthur che apre per Gonzalez,
dentro ancora per Belotti che protegge ancora Gonzales, viene avanti Gonzales da solo, limite l'area, Gonzales viene intercettato, bravo Gatti, Vlahovic, Chiesa, Vlahovic, gioca per la Juve, Vlahovic, Travio apre tutto, è forte la Juve avanti, sa sempre cosa fare, Chiesa, c'ha giocatori fortissimi in avanti, Rabiot, e la perde, ma recupera Locatelli, Locatelli è quasi al limite dell'area, Locatelli 1-2, cerca di entrare, viene stoppato, riparte Arthur, 77, Belotti, sull'1-0, ce la può fare la Fiorentina se ci crede, Kostic, Kostic e Belotti che lo marca, Danilo riparte, c'è molto contrasto al centrocampo, siamo all'ottantesimo, la Fiorentina deve cercare di creare qualcosa, riparte Arthur, fallo, attenzione, fallo, forse un tocco di mano, altro cambio, entra Weah, esce Cambiaso, anche la Fiorentina c'è un cambio, FC24 non ci dice chi è, troppa fatica a mettere due striscette per dire il nome. Dugan apre per Dodò, Buonaventura è entrato, ci siamo, abbiamo capito adesso, Buonaventura, attenzione, McKenny, Locatelli apre per Chiesa, pericolosa la Juve, limite l'area, Kostic adesso gioca bene dietro lì la Fiorentina, intercetta bene i giocatori della Juventus, gli manca soltanto la ripartenza, essere più concreti in avanti, Gonzales, Buonaventura viene avanti, ce l'ha il passaggio, eccolo Belotti dentro per Barak, ancora Belotti e pareggia la Fiorentina, 1-1 Fiorentina con Belotti, fantastico, finalmente si è sviata la Fiorentina che viene avanti, mette sotto pressione la Juventus con doppio tiro, Belotti si trova nel posto giusto al momento giusto e pareggia 1-1, vediamo il replay, Belotti inizia lui, filtrante dietro per Barak, ottimo intervento di Szczęsny, ma poi la sfortuna vuole che capita sui piedi di Belotti che si trova lì davanti, porta vuota e la butta dentro, Fiorentina 1 Juventus 1, pareggio per adesso. Siamo, manca poco al 90esimo, ci potrebbe uscire forse un'altra occasione per una delle due squadre, vediamo se una delle due squadre ci crede e può creare qualcosa secondo l'algoritmo, se secondo l'algoritmo una delle due ha qualcosina in più in questo momento, vediamo. Rabiot, mamma mia, passaggio fantastico per Chiesa, Chiesa in area, pericolo per la Fiorentina, Chiesa ci prova, spara dritto per dritto. Ranieri, Barak, vieni via Barak, ora tocca alla Fiorentina, 90esimo, ci sono ancora 3 minuti, perde palla Barak, riparte Chiesa, dentro per Vlahovic, Vlahovic da solo, Vlahovic di sinistro, Vlahovic, Vlahovic, Vlahovic al 91esimo, 2-1 per la Juventus con Vlahovic al 91esimo, incredibile! Secondo l'algoritmo la Juventus ha qualcosina in più per portare a casa la partita. Vlahovic 1-2 Vlahovic, bellissimo quando capita sul sinistro, mamma mia, bellissimo il gol, bellissimo, la Juve ha accelerato un attimo e ha trovato il gol. Avanti la Fiorentina, vediamo, ha segnato, forse potrebbe avere un 30 secondi in più, attenzione, bella azione di ora Belotti, attenzione dentro, Gonzales al 93esimo, Gonzales al 93esimo, risponde subito la Fiorentina, incredibile, 2-2, al 93esimo, Gonzales, incredibile. Passaggio fantastico di Belotti, Gonzales si trova anche il portiere, scarica il destro e trova il 2-2 al 93esimo, incredibile partita, incredibile, finisce qui, incredibile, al 93esimo la Fiorentina raggiunge il pareggio, quindi secondo l'algoritmo di FC24 la partita tra Juventus e Fiorentina finirà con un pareggio.
un pareggio incredibile al 93esimo.